Gentili telespettatori, buonasera, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo l'occhio di Abate, una trasmissione questa in cui parleremo di volontariato e di solidarietà. Infatti ci occuperemo della 11ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, un evento importantissimo per la nostra realtà ionica che si snoderà dal 9 di ottobre fino al 5 di dicembre. E quindi con il CSV, Centro di Servizio al Volontariato, abbiamo appunto voluto dare spazio a questa iniziativa. E allora andiamo subito a salutare gli ospiti, a partire da Francesco Riondino, che è presidente del CSV. Buonasera Riondino. Il vicepresidente vicario del CSV, la professoressa Carmen Galluzzo Motolese. Buonasera. E a seguire l'altro vicepresidente del CSV, Maria Antonietta Brigida. Buonasera. Dunque, dicevamo, una puntata incentrata sul volontariato, sulla solidarietà, su questo evento. Partiamo da Riondino, il quale da buon presidente farà, per così dire, gli onori di casa, presenterà questa iniziativa. Intanto però, Riondino, prima di darle la parola, mandiamo lo spot di questa rassegna, così, come dire, incominciamo già ad entrare nel clima. Il Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto organizza l'11ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre nella sede universitaria in Via Duomo e per i vicoli del centro storico di Taranto. Le scuole e la comunità incontrano il volontariato. Due giornate di laboratori educativi, musica, incontri, sport, visite guidate, mostre aperte a tutti. Scopri tutti gli eventi in programma su www.csvtaranto.it. Volontariato, energia per la comunità. Bene, rieccoci dopo aver gustato, tra virgolette, questo spot. Siamo con Francesco Riondino. E allora, Riondino, intanto ci illustri un po' questa iniziativa, questa rassegna, anche se per sommi capi, come è strutturata, come è articolata, quali saranno le location della stessa. Non ci dica però tutto, perché poi abbiamo un'ora a disposizione e quindi vogliamo creare, come dire, l'interesse negli amici da casa, ma ora a parte gli scherzi, anche per far sì che le singole iniziative, appunto, in cui si articola l'evento vengano meglio sviscerate. Sì, intanto vorrei ringraziare il dottor Abate che ci dà questa possibilità, insomma, di pubblicizzare al meglio il nostro evento, l'11ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, che è l'evento più importante che il Centro Servizi di Taranto propone ormai da 11 anni. Per il terzo anno consecutivo abbiamo scelto la location, il sito molto importante per la nostra idea di comunità, che è la Città Vecchia, all'interno della università che ormai ha cambiato il volto, la realtà di quel quartiere di Taranto. Devo ringraziare da subito il responsabile del Dipartimento dell'Università di Bari a Taranto, il dottor Notar Nicola, che da subito alla nostra richiesta qualche mese fa si è dimostrato disponibilissimo a interpretare la parte del partner in questo evento per noi importantissimo. Quindi un connubio con l'università. E non soltanto con l'università, quest'anno finalmente siamo riusciti a fare dei nostri anche il Comune di Taranto, ringraziamo il Sindaco che dopo tanti anni ritorna ad affiancarci in una rassegna che non è soltanto del volontariato o del centro servizi, ma vogliamo sia della comunità. Noi funzioniamo come il volontariato
prima che noi funzioniamo come energia, insomma, per la come comunità. Supporto alle istituzioni, come perché talvolta le istituzioni zoppicano, diciamocelo, e voi sopperite. E noi operiamo intanto un primo momento di sollecitazione, no? A ciò che la istituzione deve mettere a disposizione del cittadino, specialmente a quello più fragile, affinché questo supporto non venga mai a mancare, affinché questo supporto possa portare a migliorare la vita e la condizione di queste persone. Ma ritornando... Non a caso, dicevo, Riondino, la location della Città Vecchia è molto significativa, è simbolica. Può essere anche proprio il simbolo di una città dolente, di una città sofferente, e che proprio dalle sue origini storiche, dalle origini del borgo antico, deve trovare le ragioni del suo riscatto. È proprio facendo leva su quello che lei ha asserito poco fa, che il senso di appartenenza può portare a quel senso di comunità. E della cultura, penso, sia il primo elemento di congiunzione, di collante, affinché il cerchio si possa chiudere. Comunque non bisogna dimenticare che l'università, in quel punto strategico della città, l'ha voluto proprio questa amministrazione, l'amministrazione comunque con a capo il sindaco attuale. È stata una scelta veramente molto molto importante. Perfetto. E allora siamo con la vicepresidente vicaria del CSV, la professoressa Carmen Galluzzo Motolese. Tanti anni lei è impegnata nel mondo del volontariato, e quindi con mano vive e tasta le sofferenze, la situazione drammatica, diciamocelo, che vive Taranto e la sua provincia in un momento particolarissimo che riguarda il nostro paese, il nostro sud, ma particolarmente la realtà ionica. Ecco, questo intervento, lei pensa quale apporto potrà dare? Un apporto positivissimo di conoscenza delle associazioni che agiscono sul nostro territorio innanzitutto. Lei pensi che sono iscritte nella rassegna, abbiamo oramai superato il numero dello scorso anno, quest'anno sono 70 associazioni. Parla come associazione. 70 associazioni che si presenteranno ai cittadini per mostrare loro quale lavoro, quale supporto, quale aiuto può dare ogni singola associazione, sia essa sanitaria, culturale o di altro genere, ambientale. Sono tutte associazioni che nel giro di questi anni sono state di grande, si sono impegnate moltissimo sul nostro territorio, ma anche e soprattutto su quello provinciale. Come diceva lei, io come associazione Marco Motolese, impegnata sul territorio da tanto tempo, mi sono resa conto che per esempio le associazioni culturali sono di grandissimo supporto al nostro territorio, lei lo sa benissimo, ma anche quelle sanitarie. Quelle sanitarie sono state quelle che hanno dato una maggior il loro lavoro dedicato veramente ai cittadini che non hanno potuto usufruire dei beni e del supporto istituzionale, hanno avuto il volontario. Ecco, dicevo, il ruolo del volontario. Hanno avuto il volontario. Diciamocelo, diciamo, in effetti le istituzioni dovrebbero garantire il servizio e le associazioni, il mondo del volontariato dovrebbe rappresentare quel quid pluris, sì. Però in effetti, più che il quid pluris è proprio la substanzia, certo, che voi garantite. Però io non colpevolizzerei il territorio ionico, io dico un discorso che di sistema, è un discorso di sistema, ecco, nazionale. L'altro aspetto positivo, dicevo, è aver messo insieme tante associazioni, cioè queste associazioni che non operano slegate tra di loro come monadi, per così dire, ma
che agiscono in rete, e il successo di ogni vittoria è quello di non andare sparpagliati, ma di unire gli sforzi. Ma la realtà è il lavoro del centro servizi di volontariato, è proprio questo, dare l'input e dare la possibilità alle associazioni di unirsi in rete, non solo nel momento in cui della rassegna, ma anche in altre, negli inviti in ambito, nei patrocini che concede. Ogni bando fatto dal centro servizi di volontariato porta sempre un maggior punteggio a chi si unisce con altre associazioni. Quindi insieme noi da soli, ogni associazione non può fare quello che insieme si può fare. Insomma. Passiamo a Maria Antonietta Brigida, altro vicepresidente del CSV. Una crescita del CSV, una capacità aggregativa sempre più forte, abbinata ad una capacità ovviamente organizzativa in grado di, tra virgolette, aggredire le problematiche, cercando di dare ristoro a quelle realtà più sofferenti. Sì, è vero, il centro servizi per il volontariato è stato costituito, come ben sapete, 13 anni fa, ed è stata per volontà proprio nella città di Taranto e nella provincia, per volontà di tante associazioni che si sono messe in rete per dare alla città e alla provincia questo strumento, io lo chiamo strumento di servizio che ha dato la possibilità a tante associazioni di essere in grado di affrontare meglio quello che la professoressa Motolese diceva prima, cioè lo diceva anche lei, quelli di diventare supporto, perché avendo una base, avendo a disposizione formazione, contatti, incontri, rete, no? Si diventa più forti. Certo. E il centro di servizio ha modificato sul territorio questa situazione. Infatti le associazioni sono diventate più responsabili, più forti. Io dico sempre, uso una frase che mi piace tanto e si rifà a vecchi pensieri, quando uno va col cappello in mano perché deve chiedere, perché non ha quell'autodeterminazione, no? Ora le associazioni hanno raggiunto una tale autodeterminazione che non vanno più col cappello in mano dalla singola istituzione o dal singolo ente, ma sono propositivi, cioè portano un progetto, portano un'idea per fare in modo che questo tessuto sociale si modifichi. Beh, e dobbiamo dire con soddisfazione, i passi che abbiamo fatto sono tanti, perché non si nota, ma col passare del tempo si nota questo cambiamento che sul nostro territorio è avvenuto, perché non possiamo negarle che sul territorio c'è stato un cambiamento, anche nel riconoscimento. Prego, del centro servizi, c'è stato un riconoscimento anche del centro servizi, riconoscimento che non c'è stato dato da nessuno se non dalle stesse associazioni, e questa è la grande scommessa che il centro servizi ha. Ma è importante anche il discorso dell'autorevolezza, certo, del maggiore peso specifico che voi avete acquisito, ripeto, il discorso di non andare a elemosinare nulla, perché qui non è questione, certo, di elemosinare, qui si tratta di una battaglia di civiltà. Come negli altri paesi il terzo settore è fondamentale, come negli altri paesi il discorso il ruolo che devono svolgere le associazioni è precipuo, l'Italia non è da meno. D'altronde parliamo di conquiste sociali, parliamo di piena uniformazione a quei parametri, a quei dettami dell'Unione Europea, l'Italia ovviamente non deve essere la sorellina povera. Ma avremo modo di ritornare, e allora riprendiamo il discorso da Francesco Riondino. Ecco, andiamo a sviscerare le tappe, no? I momenti di questa undicesima rassegna, è molto articolata voi nel tempo, voi negli spazi e voi appunto nelle tematiche che vengono affrontate. E allora continuiamo, vediamo un po' anche proprio le tematiche fondamentali di queste giornate che poi culmineranno
il 5 dicembre. I primi due giorni, se non ricordo male, 9 e 10, la location è, come detto, l'università, l'ex caserma Rossarol, per capirci, nella Città Vecchia. Proseguiamo con l'analisi degli eventi in programma. Preferisco individuare quel luogo come l'università e non come un ex caserma. No, io l'ho detto a beneficio, no, per carità, ma io ho messo ex a beneficio, sì, sì, di... No, assolutamente, ecco. Però se continuiamo tutti quanti, sì, a chiamarla ex, ma tutti sanno che l'università... sì, però dobbiamo sempre dirlo, fa bene a tutti quanti. Quindi questo format di quest'anno è portato avanti già da una decisione fatta lo scorso anno. Il format della rassegna così lungo, che inizia in un periodo, stiamo parlando del 9 e del 10 di ottobre, e termina poi il 5 di dicembre, in occasione, non è una data qualsiasi, della giornata europea della solidarietà. Quindi è un format che noi abbiamo recuperato lo scorso anno perché era la decima edizione, quindi volevamo della rassegna e volevamo fare qualcosa di più ampio. La cosa ha funzionato talmente tanto che vogliamo ripeterlo quest'anno. Ha funzionato talmente bene che è un evento che anche altri centri di servizi del volontariato praticamente indicano come evento di buona prassi, come esempio. E quindi iniziamo il 9 e il 10 come momento appunto iniziale. Come si esplica poi il tutto? Avremo come sempre la partecipazione delle scuole, quest'anno ce ne sono veramente tantissime, almeno la mattina, per loro abbiamo preparato una serie di laboratori, perché non c'è soltanto l'incontro del cittadino o comunque dello studente con il volontariato, e cioè con le associazioni di volontariato che in quell'occasione propongono un momento espositivo, ma ci sono anche dei laboratori molto molto interessanti e che ricordano degli slogan che quest'anno con Expo va tantissimo, che è quello, insomma, della fame del mondo, dell'alimentazione corretta, eccetera. Ci sono dei laboratori di fotografia, ci sono dei laboratori di intrattenimento, come può essere il Pompieropoli, che ormai abbiamo adottato da qualche tempo per gli scolari, per i bambini più piccoli. Ce ne sono tantissimi. Cioè, col gioco, col sorriso, si cerca di dare messaggi sociali. E poi ci sono dei laboratori, dei momenti informativi, dei piccoli convegni, magari la sera per i più adulti, che parleranno delle malattie rare, ad esempio della rete messa a punto delle malattie rare. C'è un incontro, confronto con altre associazioni appunto dell'ambito sanitario, molto interessante. C'è una chicca. Parlavamo di comunità, parlavamo di ciò che la Città Vecchia, ormai centro storico, qualcuno borgo antico, eccetera, che vuole diventare punto di riferimento per quella che è il senso di appartenenza, no, di questa città. Ora, se qualcuno dei cittadini di Taranto o comunque della provincia, in occasione di eventi, ultimamente ce ne sono culturali e musicali, ce ne sono tantissime, avrà notato dei graffiti particolari, in posti particolari della, sì, città. Bene, ci sono dei graffitari, chiamatele come volete, ci sono queste persone, questi artisti della street art molto importanti, internazionali, che sono venuti a Taranto alla stessa stregua di Roma, di Milano, di altre città importanti, e hanno lasciato il loro segno sulle nostre pareti ormai abbandonate, eccetera, giusto per dare anche loro un impulso all'amministrazione di avere, ecco, più attenzione. Ecco, mi riferisco proprio a questo discorso dei graffitari, chiamiamoli volgarmente così, ma è un termine, ripeto, improprio. Beh, Taranto ha tanti elementi da cui trarre ispirazione e per lanciare messaggi di denuncia e di proposta. Proseguiamo il nostro giro con la professoressa, ritorniamo dalla professoressa Carmen Galluzzo Motolise. Ecco, le tematiche sociali che si svilupperanno, che si susseguiranno in questi giorni di incontro, quelle più
che lei ritiene più meritevoli, proprio i messaggi sociali ovviamente come dire, correlati, riferiti alle, alle singole problematiche affrontate. È chiaro che metterei in grandissima evidenza il convegno del 5 di dicembre, che andrà a chiusura di questo percorso che noi come centro servizi abbiamo voluto tornare alla città di Taranto, ma mi permetta di dire subito che noi inviteremmo in maniera molto incisiva i cittadini a venire in Città Vecchia in questi giorni, nelle giornate del 9 e del 10, soprattutto chi non conosce l'associazionismo, non conosce le associazioni tarantine, che sono pronte a dare loro qualsiasi risposta a qualsiasi loro domanda e necessità. Dicevo, il 5 di dicembre noi avremo un convegno che parlerà del volontariato e delle trasformazioni che il volontariato avrà rispetto ai cambiamenti della legge il 10 di ottobre. Rettifichiamo ulteriormente il 9 di ottobre. Ecco. Cioè, partiamo da io volevo parlare del 5 di dicembre. Sono tanti gli impegni, comunque. Gli impegni veramente sono tantissimi. Per cui è gioco forse inevitabile confondersi. Comunque nella giornata del 9 a sera si parlerà del volontariato e delle trasformazioni che il volontariato dei cambiamenti di legge del terzo settore. Quindi ci sarà una sorta di confronto, incontro, e quindi i cittadini dovrebbero in un certo senso essere presenti per essere informati del cambiamento, perché alla fine chi trasforma la società non siamo soltanto, siamo soprattutto noi cittadini. L'informazione, la preparazione, la conoscenza delle trasformazioni ci dà anche la possibilità non soltanto di dire quello che non ci piace, ma noi nel centro servizi vorremmo essere propositivi, nel senso che vorremmo proporre noi i cambiamenti e le trasformazioni, dare noi delle idee, però nello stesso tempo vorremmo essere ascoltati. Certo. E quindi una domanda cattivella, e venite ascoltati. Va bene che voi battete i pugni, vi fate ascoltare. Noi ci facciamo se non vi vogliono ascoltare, vi fate ascoltare. Sì, però io dico che vedo questo Vicepresidente Brigida che sorride sorniuna, ma poi ci dirà il motivo della sua pizzicata che forse si vuole allora, prendere. Allora diciamo che la nostra tenacia, noi continuiamo a parlare per quanto riguarda l'ascolto, prima o poi, un po' come Goccia di Silvio Pellico, giungeremo, no, a farci capire, a farci intendere. Ma in questo caso forse la nostra politica è cambiata, nel senso che noi non parliamo soltanto, agiamo, quindi l'azione che i centri servizi di Taranto e non solo di Taranto fanno per il territorio tarantino, ionico e per gli altri nel regionale, nel pugliese. Penso che una volta che si affronta questo discorso di formazione, di intensiva richiesta di ciò che ci manca, prima o poi giungerà a darci qualcosa. Poi risposta. Si prepari la risposta, ma lei è fin troppo preparata, non c'è bisogno di organizzarsi, ci dirà proprio le conquiste che con queste battaglie avete ottenuto, cioè quando c'era da bussare alle porte, ma non, torniamo al discorso di prima, per elemosinare qualcosa, ma per far valere i diritti del cittadino. Maria Antonietta Brigida sorrideva un po' sulle battaglie che avete fatto, no? Anche con le unghie e con i denti, cioè ci siamo fatti rispettare. È vero, perché anche quando non siamo stati ascoltati, nella maggior parte dei casi noi non siamo stati ascoltati, noi nel senso di associazioni, sì, è chiaro, ecco, sì. Con le nostre azioni, parlo di ogni singola associazione, siamo diventati ingombranti, quindi hanno dovuto… Scomodi.
hanno dovuto fare poi scontrarsi con quelle che sono le azioni che le associazioni di volontariato. Un po' come quando io faccio le segnalazioni, allora per levarmi dalle scatole, passatemi le espressioni, risolviamo il problema. Certo. E così bisogna. Allora fare. Le associazioni lavorano sul territorio, quindi hanno delle azioni, quindi bene o male si vede il cambiamento, no? Ma anche l'azione di forza. Quando lei mi diceva le sorridete, sì, noi sorridiamo, noi non abbiamo mai battuto i pugni sul tavolo, perché non è nostra abitudine battere però i pugni anche se sul fosse. Tavolo. Sì, voglio dire. In senso metaforico, sì, è chiaro. Ma anche in senso metaforico, però sono le nostre azioni che parlano. Cioè quando un'associazione che difende i diritti del malato, no? Quando un'associazione difende il diritto del debole, dell'anziano, del migrante e va in piazza o delle donne che hanno subito abusi, no? E ci sono tutte queste forme di protesta, di impegno, quando nella città di Taranto si aprono le casse per le donne violentate, questo è un essere ingombrante, questo è un modo di lavorare del mondo del volontariato, ma dell'associazionismo che si è fatto ascoltare. Io ricordo un po' le mie reminiscenze di studi giuridici, c'era un'espressione che diceva per facta o per acta concludentia, cioè per fatti in effetti che concludono, che creano un qualcosa, no? Quindi vengono messi, chi è di dovere, chi è istituzionalmente preposto, viene per così dire messo con le spalle al muro e non può non intervenire in quel settore che è stato mostrato nella sua, anche nel suo essere crudo, no? Perché se parliamo di violenza delle donne, sulle donne, parliamo di realtà tragiche, di realtà inenarrabili. Però davanti a una situazione che non si può, su cui non si può tacere, gioco forza, chi sta dall'altra parte deve prendere decisioni. Il centro di servizi ha lavorato. Appunto, non può far finta di non vedere o di non. Certo, ha aiutato quelle associazioni a creare i progetti e a poter poi mettere in atto questa soluzione per quelle, no? Per quelle donne, perché l'amministrazione, come lei dice, si è dovuta, come dire, caricare di un problema e portarlo a sintesi. Questo è. E poi una cosa che mi preme molto dire, ecco, i cittadini non devono essere spettatori, ma devono essere attori principali anche nella nostra rassegna. Perché dai cittadini viene anche il grandissimo humus, no? Che ci dà anche a noi la forza. Quando si parla di cittadinanza attiva. La cittadinanza attiva è questo, significa questo. I cittadini attivi non sono solo quelli o noi che operiamo nel mondo del volontariato e in associazioni. Perché io voglio ricordare che i responsabili del centro servizi non sono altro che dirigenti di associazioni di volontariato che mettono a disposizione il loro sapere a sostegno del centro servizi. Quindi i cittadini devono diventare attori principali perché ci possano dare quella carica per meglio strutturare un percorso che va nelle direzioni delle associazioni. Perfetto. Allora, abbiamo mandato all'inizio della trasmissione lo spot promozionale di questa 11ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Rimandiamo perché è davvero bello e merita. Il Centro Servizi Volontariato della Provincia di Taranto organizza l'11ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre nella sede universitaria in Via Duomo e per i vicoli del Centro Storico di Taranto. Le scuole e la comunità incontrano il volontariato. Due giornate di laboratori educativi, musica, incontri, sport, visite guidate, mostre aperte a tutti. Scopri tutti gli eventi in programma su www.csvtaranto.it. Volontariato, energia per la comunità. Rieccoci in studio. E allora ritorniamo il nostro ritorniamo da Riondino. A cose fatte, a bocce ferme, noi sciorineiamo, no? Noi elenchiamo tutti gli eventi, ma evidentemente per porli in essere, per contattare i vari soggetti che hanno aderito, per far sì che quei temi, quelle tematiche
fossero corrispondenti alle realtà, alle esigenze del territorio, beh, è stata una bella faticaccia. Diciamo, Riondino, che quando cala il sipario su una rassegna, già io penso che, non dico all'indomani, ma dopo qualche mese si riparte. Sì, possiamo sempre ripartire anche dal giorno dopo, ci rendiamo conto che... un giorno di sosta ve la meritate, no? Siamo sempre in ritardo. Signore che il settimo giorno si riposò. Siamo sempre in ritardo perché purtroppo non dipende soltanto dalla nostra volontà, dal nostro impegno che comunque ormai prende tutte le giornate, ma dipende anche dagli altri, dalle risposte degli altri, perché come dicevo prima, la rassegna è come confermava pure Maria Antonietta Brigida, la rassegna non è soltanto delle associazioni del CSV o dei volontari, la rassegna è di tutti e quindi anche le istituzioni. Questo è il principio comunque di affrontare le questioni sociali, le questioni della collettività. Non è soltanto l'associazione di volontariato o comunque il terzo settore in generale che può determinare un cambiamento. Le cose vanno fatte insieme, di pari passo, in partenariato, in gruppo, in rete, come volete, con le istituzioni, con l'ente che è deputato a prendere in considerazione il problema della fragilità, il problema della collettività e portarlo avanti nel modo migliore, nel cambiamento migliore possibile. Io vorrei ritornare un attimino alla tavola rotonda del 9 di ottobre, dove che sarà, insomma, introduttiva, che diciamo è quella che dovrebbe in qualche modo fare il punto della situazione. Ci saranno gli ospiti Sì, certo, come no. Avremo degli ospiti abbastanza importanti. Abbiamo il professor Andrea Salvini, che è un esperto di volontariato e docente presso l'Università di Pisa. Che grazie a Dio nulla a che fare con l'altro Salvini. No, assolutamente. È una battuta, perché parliamo, ci voleva, no? Perché parliamo di solidarietà. Parliamo, scherzo naturale, per carità, noi siamo orgogliosi di essere meridionali e siamo contro ogni forma di razzismo. No, stiamo parlando di un esperto che può illuminarci su quella che è la situazione attuale che si sta creando. Poi abbiamo il dottor Stefano Tabò, che è il presidente del CSV Net, cioè la rete dei centri di servizi volontariati di tutta l'Italia. Avremo il confronto con le istituzioni. Il volontariato effettivamente a chi serve? Serve a tutti, però ci sono degli ambiti un pochino più particolari. E io sto parlando, come aveva detto la professoressa Carmen Galluzzo Motolese, dell'ambito sanitario. Quindi noi abbiamo invitato, e proprio stamattina ho avuto conferma, che l'avvocato, il dottor Stefano Rossi, dirigente generale attuale dell'ASL di Taranto, che abbiamo avuto ospite qui a Polifemo la scorsa settimana. Farà parte, è un soggetto della tavola rotonda. Anche perché, mi perdoni Riondino, c'è anche istituzionalmente, proprio lo apprendevo la scorsa settimana ed era presente un rappresentante, l'avvocato Vincenzo Laudaddio, esiste un organo appunto che è la commissione consultiva mista della ASL, cioè, e questo è importante perché poi alla fine queste realtà, questi enti di altissimo spessore, di altissima importanza, vedi l'ASL, poi necessariamente devono confrontarsi con i rappresentanti dei fruitori del servizio. Certo. Perché altrimenti l'ASL, come il comune, la provincia, la regione, qualsiasi ente, può essere avulso dalla realtà di tutti i giorni. Potrebbe essere apparentemente rintanato, per così dire, in una turris eburnea, certo, una torre d'avorio, e invece è opportuno questo dialogo, questa interazione tra, io, ecco, giusto per sorridere un po', tra produttore e consumatore, produttore del servizio che è l'ente, consumatore che è il destinatario, il cittadino. E quindi dicevo, il volontariato a sostegno dell'ambito sanitario è una cosa molto importante. Ora, è così come è importante nel socio sanitario, nel sociale.
Quindi quali elementi noi abbiamo pensato di invitare a questa tavola rotonda, a questo confronto? Proprio il Comune con il rappresentante dell'assessorato alle politiche sociali e appunto il direttore generale dell'ASL. E vorremmo sentire eventualmente la loro preoccupazione rispetto a una legge di riforma sul terzo settore che sta per cambiare. Vi ricordo che c'è stata già una bozza licenziata dal Parlamento, mi sembra in aprile, adesso è già in discussione da qualche tempo in Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove per quello che ci riguarda sta prendendo una brutta piega, come si suol dire. Significa che il Centro Servizi del Volontariato dovrà dare dei servizi non soltanto, così come previsto per legge la 266 del 91, alle organizzazioni di volontariato, ma a tutti gli enti del terzo settore. Sta a significare che se noi negli ultimi anni, almeno 15 anni, abbiamo notato attraverso i nostri studi che c'è stato un incremento percentuale molto molto elevato delle associazioni di volontariato e della qualità proprio del volontariato, perché c'è stata quella legge che ha messo a disposizione dei fondi attraverso le fondazioni bancarie per il volontariato. Il terzo settore è tutt'altra cosa, il volontariato è una parte essenziale del terzo settore. Bene, se questa legge cambia, il direttore generale dell'ASL, che fruisce dei servizi dei volontari e del volontariato, o comunque il comune, che comunque anche lui fruisce, no, in qualche modo di un apporto molto importante, bene, sono preoccupati o no? Certo. Questo qui è il senso della nostra discussione, il nocciolo della nostra discussione. Volevo, se mi permette, ancora allargare un attimino il discorso che lei faceva. Chiaro, ci sono degli organismi molto importanti, uno di questi è il Comitato Consultivo Misto, ecco. No? Lei ha avuto il dottor... Sì, proprio lo dico a beneficio di chi non avesse seguito la trasmissione, devo dire pochissimi perché grazie al cielo, grazie alla disponibilità della città, Polifemo il venerdì sera e la trasmissione Dati alla mano più seguita di Taranto e provincia, è una soddisfazione. Abbiamo parlato qui di sanità pubblica e privata ed erano presenti il direttore generale della ASL e l'avvocato Stefano Rossi, c'era poi in rappresentanza della sanità privata il direttore generale della Fondazione Cittadella della Carità, il dottor Bruno Causo, e in rappresentanza dell'ADUSBEF e componente della commissione suddetta, l'avvocato Vincenzo Laudadio. Quindi, però mi permetta, faccio pure io il cattivello di tanto in tanto, ma lei perché non ha invitato il presidente del Comitato Consultivo Misto? Lo farò, no, devo dire che avevo avuto, non ci ho pensato, lo farò ben volentieri, come anche amplierò il parterre di ospiti. No, il discorso è questo: siccome avevo avuto modo di conoscere l'avvocato Laudadio, avevamo parlato di alcune tematiche in precedenza, subito il pensiero mi è arrivato a lui, ma... terrò, anche perché, Riondino, lei sa che questo, grazie al cielo, vede... Informazione libera, la TV senza padroni. Dottore, noi ci conosciamo. Facciamo vedere, vedete? Siamo liberi, quindi. Noi ci conosciamo probabilmente circa una decina d'anni. Certo. Lei mi ha ospitato negli studi dell'altra televisione dove lavorava prima tantissime volte, insomma abbiamo avuto tante possibilità. E ora inizia una nuova serie. Perché quando ci sarà da difendere i più deboli, questa non è. Non sono solo spazi miei autogestiti, acquistati da me e autofinanziati con programmi autoprodotti, ma sono gli spazi del cittadino. È il CSV, la sua persona, le vostre persone, perché poi ora noi vediamo così nel CSV, ma noi conosciamo tutta la vostra storia, tutto l'impegno nel sociale. E poi chiaramente io dico il biglietto da visita di ogni persona è la propria storia. E io dico che non perché siete presenti qui, ma ripeto, avete dato tanto e darete altrettanto a questa città, e quindi facciamoci un applauso.
riprendiamo Riondino. Sì, adesso per non è autocelebrazione, no, però è gratificante. Quando si vede la gente che gratuitamente, mettendo a disposizione le proprie risorse, i propri mezzi, lo fa senza alcun fine, perché qui io dico non ci si rimette ma si guadagna non in senso economico, ma sul piano della soddisfazione morale, no? Perché è più bello, io dico sempre, donare che ricevere. Certo. Prego. Avevo perso un po' quello che sono volevo colpevole. Dire. Sono colpevole, la colpa è stata sua, ma... quando mi ha detto deve invitare il presidente della... Beh, assolutamente sì, assolutamente sì. Io comunque sto venendo proprio adesso da la partecipazione al comitato consultivo misto dell'ASL di Brindisi. E mi ha colpito questa cosa. Il direttore sanitario, con il cuore in mano, ha detto: signori, ci troviamo di fronte a una quasi catastrofe. Lo Stato non sarà più in grado di fornire servizi sanitari per tutti i cittadini, quindi si stanno studiando delle soluzioni alternative. E quindi chiedeva, di fronte aveva i rappresentanti, almeno una ventina, rappresentanti di associazioni di volontariato dell'ambito sanitario, e chiedeva supporto e aiuto a noi. Questa qui è una cosa molto, molto bella, finalmente significativa, che comunque dovrebbe far preoccupare. Okay. Bene, riprendiamo. Professoressa Galluzzo Motolese, ecco, mi piacerebbe sapere, proprio come esperienza, no, diciamo, di vita vissuta nell'ambito del volontariato, dell'associazionismo, col CSV, quelle proprio soddisfazioni, no? Quei casi specifici, andiamo alla realtà concreta di tutti i giorni, quei casi che se lei così sfogliasse in questo momento il libro dei ricordi, il libro di questo impegno, le tante pagine, i volumi, ecco, su quale pagina andrebbe la sua memoria e il suo ricordo? Secondo me, penso l'esperienza più toccante e gratificante. Secondo me quello che può essere... perché l'esperienza può essere anche non toccante ma formativa. Certo. Per esempio, per quello che considero io è il progetto dei giovani in volo. Noi dobbiamo, come persone prima, che sarà, poi, mi pare, oggetto della giornata conclusiva del 5 dicembre. Sì. Noi nel progetto dei giovani in volo, del 5 dicembre, dico bene, abbiamo potuto coinvolgere in questi anni tantissimi ragazzi, perché noi chiediamo che la società cambi, ma non abbiamo capito che per cambiare dobbiamo formare nuovi cittadini. Non possiamo correggere i vecchi, perché i vecchi abbiamo visto, vecchi non nel senso di età, ma nel senso di una cittadinanza attiva un po' dormiente, dobbiamo, un po' passiva. Noi dobbiamo invece educare i nostri giovani ad essere partecipativi, a vivere la città, ad essere attivi anche nella forma del volontariato e della solidarietà. Però vedo una certa partecipazione, una crescita. Sicuramente. Ci sono state varie situazioni, varie battaglie, no? Quelle ambientali, quella della difesa dei diritti, la difesa per la creazione di spazi. Cioè, questi giovani vanno all'università, lasciano molte volte Taranto, ed è una cosa negativa, perché io dico, fin quando ci sono realtà universitarie a Taranto ben fondate e ben consolidate, sfruttiamo questa opportunità. Però il giovane, secondo me, si stanno creando dei germi in quella fascia che va dai 20 ai 30 anni, di una certa responsabilizzazione. Una... dottore, che escono a 20 anni così responsabili, se negli anni precedenti sono stati formati. La famiglia fa tantissimo e deve fare ancora meglio. No, ma dicevo meglio, proprio come crescita mentale, come atteggiamento. L'atteggiamento sicuramente è un atteggiamento più maturo di giovani. Noi con il progetto Giovani in Volo adesso abbiamo un coinvolgimento forse intorno agli 800-850 ragazzi, che è un bel numero se consideriamo che comunque noi come centro siamo un centro giovane, abbiamo appena 13 anni, quindi in 13 anni sono state fatte delle trasformazioni, delle crescite, ma anche per quanto riguarda le associazioni. Per quanto riguarda il toccante, io non vedrei
dobbiamo togliere un po' questo sentimento, no? sensazionalismo da letteratura dell'associazione che va a porgere il pasto, sì, come al se poveretto. La fosse un po', come dire, no, adesso no, noi dobbiamo andare di fronte a un associazionismo più alto, più preparato, nel senso che anche la famiglia, quello che viviamo adesso, quella crisi nazionale che viviamo di denaro eccetera, porta famiglie medio-alte a diventare medio-basse come reddito. Quindi le nuove povertà. Qui c'è il discorso della nuova povertà, è lì dove l'associazione, sotto l'aiuto del centro servizi, attraverso il corso di formazione, perché anche l'approccio sociale, dottore, non è una cosa semplice andare ad aiutare il bisognoso, eh? Cioè bisogna entrare nella psicologia, perché spesso noi nei corsi di formazione che il centro fa diciamo proprio questo: il volontario deve essere preparato, altrimenti se va soltanto con l'espressione del cuore può anche sbagliare senza volerlo e fare danni, no? Invece di essere propositivo e d'aiuto al bisognoso. Certo. Quindi io metterei al primo posto il progetto Giovani in Volo. Diceva qual è la soddisfazione voi come centro. Subito a fianco, senza nessuna gradatoria, la rassegna del volontariato che ci ha messo a divenire protagonisti della città, e speriamo che anche quest'anno i cittadini dimostrino di avere l'attenzione a coloro che lavorano senza fine di lucro, perché è vero questo, lo facciamo soltanto per dare possibilità all'altro di avere il nostro bisogno. E poi adesso da un po' di tempo abbiamo come grande maestro Papa Francesco, e quante cose da lui possiamo… Veramente una figura, dico calata dalla provvidenza, perché era un momento particolare. Era il momento sociale giusto perché noi si avesse questo Papa, quindi dobbiamo… Chissà se lo avremo a Taranto, speriamo. Speriamo, il nostro arcivescovo è da più tempo in contatto e normalmente ogni volta che ci incontra dice proprio questo: ho avuto promessa che verrà a trovarci. Quindi noi abbiamo una città dolente, una città bisognosa nel senso della salute, nel senso del lavoro, della cultura, però noi come associazione di volontariato e come centro servizi siamo pronti. I cittadini dovrebbero avvicinarsi di più a noi come associazione, ma anche al centro servizi di volontariato. E allora andiamo da Maria Antonietta Brigida in una realtà, in una società, in uno Stato che dovrebbe teoricamente, attraverso gli interventi governativi, fortificarsi, dare garanzie ai più deboli. Paradossalmente noi assistiamo all'emergere di nuove fragilità, sembra un paradosso, perché poi parlavamo prima, no, del discorso dei nuclei familiari, anche quelli che avevano un ceto medio, che avevano un tenore di vita medio, discreto, accettabile, parliamo per esempio dei separati, e tra, penso, sono i nuovi poveri. Ecco, penso al monoreddito, che si separa e che ovviamente, che magari cede la casa, l'abitazione alla moglie, e lo stipendio non gli basta più il mantenimento e tutto. Sì, ha ragione. Ecco, anche questo, c'è una modernizzazione, un affrontare problematiche nuove che 20 anni fa, 30 anni fa non esistevano. Ha ragione, e anche il volontariato è cambiato. Cioè, mentre prima il volontariato svolgeva più un ruolo di assistenza, di centro d'ascolto, forse ma più pure anche di assistenza tout court, no? Cioè di portare, sì, di dare, io chiamo sempre di questo modo di fare la carità, ecco, sì. Diciamo che quando si associa sempre la parola volontariato, ecco perché mi era venuta in mente la carità. Sì, ho avuto l'esperienza, io pur essendo di famiglia, mio nonno, mio padre militare, io ho fatto il servizio civile. Ho fatto il servizio civile in Caritas, all'epoca era direttore il professor Stefano Leogrande,
È stata un'esperienza, vi posso dire, bellissima. Servire alla mensa dei poveri, con vedere anche certi messaggi e capire certe situazioni, perché persone che avevano una vita normale e che poi per tante vicissitudini si sono trovate gettate per strada. E fa pensare. E certo, ma cosa fa adesso il volontariato? Non si limita solo a dare o a mettere in atto la mensa dei poveri, ma si attiva alla risoluzione del problema, perché se noi continuiamo ad avere la mensa dei poveri, però non riusciamo a dare, no, una risoluzione a quel problema, io farò sempre la mensa dei poveri, quello rimarrà sempre povero. Cioè non dare il pesce da mangiare, ma insegnare a pescare. Bravissimo. Allora, il mondo del volontariato questo salto di qualità l'ha fatto? Prego, prego. Questo salto di qualità l'ha fatto. Cioè adesso il mondo del volontariato dà la canna da pesca per pescare, non è solo, no, di avere il cestino già con il prodotto all'interno, perché il pesce ce lo dobbiamo andare a pescare, dobbiamo imparare ad andare a pescare. E io credo che questo modo di vedere anche il mondo del volontariato, di fare il volontariato a partire da noi, anche noi, lei diceva prima, ognuno di noi rappresenta una storia, ha cercato di modificare il nella sua azione anche la società. E questo è il grande salto che dobbiamo fare. Salto di qualità. La formazione, diceva prima Carmen, la formazione che noi mettiamo in atto ora come centro servizi ci insegna proprio a questo. Cioè ad avere la canna da pesca per poter andare a pescare, non essere più quell'associazionismo assistenziale. Non vogliamo fare più solo assistenzialismo, ma vogliamo andare alla risoluzione del problema. Certo. Allora, ritorniamo. Riondino, facciamo un po' un bilancio di questi ultimi 12 mesi dell'attività del CSV e poi i nuovi orizzonti che si profilano. Allora, un bilancio di questi ultimi 12 mesi, c'è stato un cambiamento. Per sommi capi, se no. C'è stato un cambiamento della presidenza. Io sono presidente del Centro Servizi del Volontariato da maggio di quest'anno. Subentrato al dottor Carlo Martello, che è stato presidente l'unico per 13 anni, al quale vanno tutti i nostri ringraziamenti, perché con la sua costanza, con la sua perseveranza ha lasciato in eredità un Centro Servizi del Volontariato organizzato, leato, affidabile. E quindi cosa si è fatto nel frattempo? Intanto negli ultimi 6 mesi si è cercato di individuare quali possono essere le possibilità di migliorare l'organizzazione del Centro Servizi del Volontariato. Si è cercato di individuare quali sono i bisogni del territorio attraverso un'analisi che è andata avanti per circa un anno e poi è stata discussa agli inizi di quest'anno, dove abbiamo fatto la fotografia del bisogno sul territorio di Taranto. Poco fa stavate parlando appunto, no, di quello che è il ruolo a sostegno delle fragilità e via dicendo. Bene, se noi non individuiamo bene qual è la fragilità e non individuiamo bene qual è la strada per andare a sostenere e a cambiare la situazione odierna attraverso una formazione adeguata, come diceva Carmen, perché oggi il volontariato deve essere sempre più qualificato, deve essere sempre più preparato. Bene, noi questa formazione Centro Servizi del Volontariato la facciamo tutti i mesi, a parte il mese di agosto quando tutti quanti vanno in ferie, anche noi. Con però i problemi non vanno in ferie. Alta, i problemi no. Anzi, quella è la fase più critica. Facciamo questi corsi di formazione con docenti veramente di qualità.
tutte le nostre espressioni, tra cui anche la rete Reves 2, non so se qualcuno ha sentito parlare, propone, porta avanti percorsi formativi eccellenti, veramente di qualità. Bene, grazie a questa formazione che ogni giorno, ogni mese il Centro Servizi di Volontariato porta avanti, abbiamo un tipo di volontariato diverso, di qualità. Poi comunque c'è di mezzo anche il fatto della legge di riforma che ci sta un attimino rallentando, frenando le possibilità future, perché non sappiamo poi come si va, no, a chiudere questo percorso di riforma. Questa è una cosa molto importante, non vorremmo perdere tempo, no? E poi stare indietro rispetto alla riforma. La stiamo studiando, stiamo individuando possibilità e ci stiamo già incanalando. Come? Allora, noi abbiamo detto che mettiamo a disposizione servizi e promuoviamo il volontariato attraverso dei fondi legati alla 261, alla 266. Quindi se adesso questi fondi vengono a mancare, noi da subito ci stiamo organizzando per individuare, intercettare altri fondi. Quali? Quelli dei i fondi strutturali della Comunità Europea che mette a disposizione, che spesso e volentieri ritornano indietro perché non c'è preparazione, no? Per agganciare i bandi. Bene, noi stiamo facendo già un percorso da qualche mese di informazione e formazione per i volontari e per le associazioni un pochino più attente, e stiamo mettendo a punto dei tavoli di lavoro a sostegno di chi ci rappresenta in regione. Okay. Due parole ancora che non ho detto per quanto riguarda... Lo diciamo in conclusione, al momento dei saluti. Va benissimo. E allora andiamo dalla professoressa Carmen Galluzzo Motolese. Abbiamo parlato di tematiche sociali, di argomenti. Beh, un argomento che mi sta a cuore è la questione immigrati. È un problema, non è un problema locale, perché stiamo parlando di un fenomeno mondiale. Come affrontarlo? Perché fermo restando ovviamente il presupposto della difesa e della salvaguardia della dignità umana, però è importante anche accoglierli nella maniera più civile possibile, nel senso di non accogliere e basta, non che siano scaricati, sbattuti da un paese all'altro, ma che viceversa vivano nel paese che, seppur temporaneamente, li ospita, la loro dimensione umana. È una problematica perché poi apre da in là a tanti fenomeni, anche a determinate reazioni violente, inconsulte, perché poi molte volte il cittadino disoccupato dice: ma come? A loro sì gli aiuti e a me no? È una tematica delicatissima. Una tematica delicatissima che penso a Taranto venga ad essere risolta egregiamente, in questo caso veramente dalla Caritas diocesana, attraverso le indicazioni della prefettura di Taranto. La Caritas accoglie, noi abbiamo proprio sul quartiere Tamburi il centro della scuola di Sippo, dove ci sono più di 60 immigrati, e nel centro polivalente vengono a consumare i pasti da alcuni giorni, sono cambiate anche queste, mentre l'accoglienza notturna. Dobbiamo anche dire che il nostro arcivescovo si sta impegnando a che si possa accoglierli nella maniera migliore. Certo, non dobbiamo disconoscere che il rapporto con la persona sofferente, traumatizzata dalla propria vita e da un quotidiano terribile, dopo aver attraversato il mare nel modo che noi vediamo, il discorso della sociale dell'accoglienza diventa difficile, perché le loro sofferenze li rendano poco razionali, no? Presi dalla disperazione, dalla fuga. Quindi non è una cosa... Io dico dall'istinto di sopravvivenza. Dall'istinto di sopravvivenza. Hanno visto magari morire i propri cari, abbandonare la propria terra. E io sono veramente colta, ecco, in questo caso, da commozione quando, certo,
mai dimenticherò quella bruttissima scena, non so se ricorda, mi addietro il primo grappolo di persone nel porto di Brindisi su quella che adesso purtroppo vediamo ripetersi più volte. Quindi noi come associazione di volontariato siamo pronti anche a questo. A Taranto vediamo le risoluzioni fatte dalla nostra Caritas nel rispetto poi al nazionale, il discorso si allarga molto di più. Maria Antonietta Brigida, apriamo una finestra su questa parola, ora spiegheremo di cosa si tratta, FQTS, formazione dei quadri del settore, ovviamente, del terzo settore, quadri del terzo settore. Ecco. È importante, lo dicevamo prima perché bisogna anche, è necessario anche che ci sia l'approccio giusto del volontario, perché se no si diceva può fare danni, e allora quale strumento migliore se non la formazione? Sì, che la formazione quadri terzo settore è stata fortemente voluta dalle regioni del meridione, perché viene fatta solo nelle 6 regioni meridionali, dove lì il volontariato, o meglio, lì le persone che si occupano di volontariato, i dirigenti delle associazioni, si trovano a scontrarsi con delle realtà magari molto molto differenti rispetto a quelle del nord, non ce lo dobbiamo dimenticare. Cioè io non sono quella che si piange addosso, la meridionale che si piange addosso, ma obiettivamente ci sono dei fatti in cui la situazione la questione meridionale l'abbiamo tutti studiata, la conosciamo, sappiamo qual è la storia, e sappiamo anche come il mondo del volontariato ha dato risposte senza strutturarsi, ha dato risposte nelle regioni del sud, solo che ora è stato al pari di quello del nord, solo che ora ha bisogno di un momento più di strutturarsi in modo adeguato, visto che le problematiche sono certo tantissime, a partire da quello che diceva lei prima dei migranti. E allora, siamo quasi al momento dei saluti, però dovevo dare spazio a Riondino, l'avevo... Sì, io volevo segnalare, ritornando al discorso della rassegna, noi abbiamo una rassegna che parte il 9-10 ottobre e finisce il 5 di dicembre. Dentro poi questo arco temporale c'è qualche cosa. C'è intanto una rassegna filmica sulle fragilità alla biblioteca comunale a Piazzale Bestat. Tra ottobre, l'inizio è proprio l'11 di ottobre, fino alla fine di novembre avremo ogni settimana, 2 volte la domenica, di domenica, e altre volte, tutte le altre volte per 8 settimane di venerdì, intorno alle 17 di sera, questa rassegna filmica sul sociale, sulle fragilità. Dopo il film c'è la consueta, dico consueta perché è ormai la seconda edizione che si propone questa rassegna, la consueta discussione sulla problematica, una cosa che l'anno scorso ha avuto successo e che quest'anno 8 associazioni di volontariato capeggiato dall'APMAR, Associazione Persone con Malattie Reumatiche, stanno riproponendo. Un'altra iniziativa lodevole, molto importante da segnalare, è un altro percorso, una volta alla settimana, di piccoli convegni con la discussione sulla famiglia, una cosa molto importante. Oggi, anche con le nuove tecnologie, purtroppo la famiglia sta cambiando, si sta evolvendo, sta andando su direzioni diverse, e quindi noi proponiamo una discussione su questo. Perfetto. Bene, e allora prima di salutare gli ospiti, mandiamo un'altra volta lo spot per la 11ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Il Centro Servizi Volontariato della Provincia di Taranto organizza l'11ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre nella sede universitaria in Via Duomo e per i vicoli del Centro Storico di Taranto. Le scuole e la comunità incontrano il volontariato. 2 giornate di laboratori educativi, musica, incontri, sport, visite guidate, mostre aperte a tutti. Scopri tutti gli eventi in programma su www.csvtaranto.com.
volontariato.it. Volontariato, energia per la comunità. Bene, dopo aver visto questo spot è il momento dei nostri saluti, un'ora piena, ricca, davvero bella. Allora ringraziamo Francesco Riondino, presidente del CSV. Ringraziamo la professoressa Carmen Galluzzo Motolese, vicepresidente vicaria del CSV. Ringraziamo Maria Antonietta Brigida, altra vicepresidente del CSV. Una puntata, una parte di Polifemo incentrata al, io dico, ai bisogni della gente. Questo è un po' il nostro leitmotiv, la nostra mission. E siamo ben lieti di farlo con, consentitemelo, l'esercito del volontariato. È un'espressione forte, ma è tutto. Bene, quindi ci salutiamo con gli ospiti, poi ora andremo in pubblicità, quindi termina questa parte, poi al rientro ci sarà una seconda parte di Polifemo, di altro argomento, parleremo di agricoltura e ci sarà uno speciale dedicato alla UILA e alle problematiche della sicurezza del lavoro in agricoltura. Non cambiate canale, restate con noi.